Le mafie qui hanno trovato un gioco criminale, trafficanti di droga, qui in questa villa, in un paese di bella gente, si è insediata uno dei più grandi trafficanti al mondo di droga. Questo significa che dobbiamo non dare nulla per scontato, dobbiamo sempre stare molto allerta, dobbiamo soprattutto conoscere i problemi e poi costruire sempre più delle relazioni tra di noi attente. Ha vinto lo Stato a San Giusto Canavese, dove la famiglia del boss del narcotraffico Nicola Assisi aveva costruito nel 2000 una grande villa con giardino, presto nascerà un progetto di restituzione alla collettività. La villa, sequestrata e sgomberata definitivamente nel maggio 2018, è stata assegnata dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata alla Città Metropolitana di Torino, che la renderà nuovamente agibile con un supporto finanziario della Regione Piemonte e la assegnerà individuando con bando pubblico il miglior progetto sociale presentato dal mondo associativo. L'8 agosto, a San Giusto Canavese, la conferenza dei servizi ha sancito l'avvio di questo iter lungamente preparato nell'ultimo anno da tutte le istituzioni. Un'alleanza in nome della legalità, la forte volontà di dimostrare la presenza dello Stato e le fasce tricolore dei numerosi sindaci presenti alla firma ne sono stata la dimostrazione visiva. È un segnale di grande vicinanza delle istituzioni al nostro Paese ed è un segnale che trasforma l'io in noi ed è a nostro avviso l'unico modo per poter confrontarci per poter sconfiggere queste associazioni criminali. E oggi si compie un noi che vede le istituzioni in prima fila, che si assumono ognuno per la propria parte, per le proprie competenze, la propria responsabilità. Oggi si vive un momento molto importante, la città metropolitana di Torino, questo mi pare di sottolineare con estrema forza, una regione che dice io metto degli strumenti in gioco, la prefettura, l'agenzia nazionale, ma anche un ruolo dei cittadini. Ci auguriamo presto che tutto questo possa realizzarsi, perché questo deve funzionare. Si deve fare vedere che è possibile. Avviso pubblico tramite il suo presidente Roberto Montà. Oggi a San Giusto Canavese ha fatto una proposta molto concreta per l'utilizzo futuro di questo bene sequestrato alla mafia. Ma questo bene, tra le finalità sociali, credo potrebbe essere utilmente utilizzato per provare a essere un luogo di formazione degli amministratori, del personale delle strutture dei nostri enti locali, ma anche delle varie classi dirigenti negli ambiti economici e sociali. Noi abbiamo bisogno che ci sia maggior consapevolezza da parte di chi ha delle responsabilità istituzionali e in ambito economico e sociale. Questo luogo potrebbe essere quel simbolo di riscossa, per cui al riutilizzo per finalità sociali ci sarebbe anche la dimensione educativa. Noi dobbiamo far crescere gli anticorpi delle comunità e dei territori, questo potrebbe essere il luogo in cui provare ad innestarle.